Rimbalzo lungo di Longobardi che spinge per Ratkovic che va! Sta con lui Pagliaro, poi si va da Manzi che torna da Natteo, Arelli isolamento Marija Iličić, poi scarica per Marko Marinović che tira sulla prova a buttarsi dentro, poi trova Marinović che si alza per la tripla allo Ucennani che mette palla a terra, poi si affida a Marko Marinović che torna con mollo dentro per Andrea Longobardi, fuori per Marko Marinović, si butta dentro ancora Diogi Ratkovic che combatte come un leone, poi Iličić, Longobardi, l'extra pass per Ogirat, la palla 2 ci va Ucennani, la palla 2 vinta da Asadi, spinge subito Potenza, arriva la 16 a 12 per Potenza, Sescus va dentro di campionato qui in casa contro Benevento, poi si sono susseguiti Marija Iličić, serie di blocchi che liberano Gigreno con 12.8 punti di media in questo campionato, qui ottima palla, parte subito Kamal in penetrazione, lo scarico per Marija Iličić, palla lunga sul secondo ferro a rimbalzo, questo momento in 4 partite di campionato, palla dentro nel frattempo per Marko Marinović che serve di Lucarelli, 5 secondi per andare al tiro per Marija Iličić, consegnato palla a terra, ancora un mismatch, poi va da Marko Marinović per il tiro da 2, libera Iličić per il tiro, tiro sputato dai ferri del Palasport, Iličić va dentro, mi perdonerete ma che corre a tutto campo, lo scarico fuori per Marko Marinović, Longobardi poi dentro per serve Marinović, la stoppata su di lui, poi ancora che segna e impatta a quota 17, Marinović si butta dentro che trova Longobardi, finta del tiro da 3, si appoggia a Marko Marinović che si butta dentro, fallo già Marinović consegnato per Iličić che torna dal suo compagno croato, fuori per Cenna, Pagliaro va dentro da Marko Marinović che segna, Chavez la stoppata per Longobardi, finta di tiro, palleggio prolungato, poi trova Marinović che si fa spazio sotto le planche, Marko Dmitrovic entra nell'azione d'attacco, si butta dentro, trova ordine, stoppa la Marija Iličić, cerca e trova Marko Marinović che si muove in post basso, care nel corso del secondo quarto, Ratkovic servito per Marija Iličić che va dentro, se la devi vedere con Delic, lo scarico nell'angolo, Kamal torna da Marko Marinović, delle rispettive formazioni, qui Marinović si alza dal gettata e sbagliata, tutto solo in punta, ha perso dai cambi della difesa di Mondragone, qui il touch pass, si va da Pagliaro, trova ancora Kamal alto basso con Marinović, Marinović in post basso, poi fuori la palla gira per Kamal, tripla sbagliata, rimbalzo Ani va da Marko Marinović che si gira e si ha questo
l'altro tiro di Espinosa si blocca, si sblocca il risultato in questo secondo quarto. Il primo canestro. Abbiamo raccontato delle buone notizie per i due lunghi di Mondragone. Queste sono sicuramente le Barbieri che si butta dentro contro Ucennani. Sbagliato il passaggio, parte Marco Marinovic, consegnato per Mariel Caristan. Torna a uomo la difesa di Mondragone, balzo, ci va Benevento, si lotta con tutte le forze, arriva la stoppatona di Mondragone, si va da Marco Marinovic, end off per Marielicic, dentro da Marco Marinovic. Nani che mette palla a terra, spalle a canestro, poi arresta il palleggio, Marinovic si butta dentro, si appoggia al vetro. Ultimi 10 secondi per la Fucireno. Marinovic! Marinovic col tiro da 3! Fucireno, pareggio a quota 34. La stoppata, stavolta corta, la palla resta nelle disponibilità della Fucigreno con Marinovic che dentro da Ucennani per Marco Marinovic, finta di tiro da 3, si butta. Serie di cambi, Chavez vuole sfruttare il mismatch con Marco Marinovic, aspetta e serve Jelicic che va da Marco Marinovic, la virata al centro dell'area, riesce ad andare da Jelicic, poi trova Longobardi che va da Marco Marinovic, si appoggia. Un secondo di discrepanza fra i due cronometri, Jelicic va ancora dentro da Marco Marinovic che si alza. L'ordine riparte di Napoli che si butta dentro, la stoppata, e 20 da giocare. Ucennani ancora per Comollo, dentro per Marco Marinovic, con Marinovic in punta, poi sempre Comollo, mette palla a terra, prova la tripla, il pallone poi si va da Sescus che passa proprio sul blocco di Andur. Girano a chiedere a gran voce il tifo, i giocatori in campo, arriva la stoppata di Marco Marinovic, riparte veloce Mondragone, Animette palla a terra, serve lo stesso, correre Pagliaro, va da Ratkovic, prova a passare sul blocco di Marco Marinovic che poi si apre per una... Pagliaro servito in un momento, palla a terra, poi va da Marco Marinovic che si appoggia al... fino a questo momento qui palla persa per Kamal, corre lo stesso Raupis, arriva Kamal contro la zona, si va da Ucennani che trova sotto Marco Marinovic che ci fino a questo momento, Longobardi per Marziali per il tiro da 2 sbagliato, al rimbalzo d'attacco ci va Marco Marinovic che si butta dentro, la veloce dal centro dell'area sputata dal ferro del Palasport, il rimbalzo è di Marco Marinovic, perde la maniglia Jelicic, riparte Carista che prova a correre a tutto campo, la stoppata! Jelicic con Ricciolo scende dal blocco di Marinovic che poi vuole servirlo ancora, lo trova lo Marco Marinovic, poi gliela ridà splendidamente, pasticcia con la palla Marinovic, poi scarica per Rogers, palla dentro, rubata dalla difesa Fucigreno, prova a spingere Longobardi che va dentro da Marco. Chiama lo schema, dai e vai con Andrea Longobardi, fuori per Marco Marinovic. A muoversi, spalle a canestro, palla persa per lui dall'altra parte, arriva di Napoli con l'end off, va da Dimitrovic, stoppato sul passaggio diretto del turno Longobardi, mette palla a terra, stop Comollo per Marinovic, si alza per la palla a terra contro tutta la difesa di Salerno, poi torna indietro, la finta di tiro di Marco Marinovic, ora è Spinosa, il solito blocco di Sakinis, si butta
butta dentro e Spinuzza è andato via l'audio per un attimo. Qui ruba Marinovic con l'aiuto di Pagliaro. Mento 6 secondi sul cronometro 24. Garcia mette palla a terra, stoppato. E dice c'è Marinovic, palla nelle mani di Ogiratkovic che mette palla a terra, trova Fortuna, Caresta da 3. E di nuovo più 10 Marigliano, palla per Marco Marinovic che mette palla a terra, comandato da Kamal per Marijelicic. Sul blocco di Marinovic si apre Marinovic, poi si butta dentro, il rimbalzo è riconquistato dalla Fuggigreno, la palla è per Marinovic che lo sbaglia. Marijelicic per la tripla, corre Murolo a tutto campo, si ferma, arriva l'asso, Real Lombardi che va da Comollo, consegnato per Marco Marinovic, una bellezza abbacinante di Napoli. Jelicic spinge il contropiede, ma dentro trova Comollo che va dentro da Marco Marinovic. Marijelicic va dentro da Marco Marinovic che si appoggia per Salerno, il movimento di Marijelicic che trova dentro Marco Marinovic che ne appoggia. Mentu della Miwa in questo quarto quarto si butta dentro, palla in mano, palleggio, solito palleggio prolungato di Garcia, stoppato, si affida Ducennani che torna da Marijelicic, passa sul blocco di Marco Marinovic, poi lo serve, segna che va da Marco Marinovic, tap out proprio per Marinovic che mette palla a terra, si butta al centro dell'area, segna, subisce il